Ma bentornati sul canale amici e benvenuti ad un nuovo video. Oggi si torna a spacchettare il 751. Direi che con il capitolo calze della Befana ho concluso, non ne acquisterò altre. Oggi aprirò il secondo ETB del 2024, in realtà l'ho già aperto, però devo ancora montare il video, quindi vi presento questa introduzione. Vi ricordo che se volete acquistare prodotti del 751, come sempre potete acquistare utilizzando il mio codice sconto The Uomini Nerd sul sito Car Game Club e avrete un 5% di sconto a carrello, oppure in alternativa potete provare a vedere se trovate delle mega offerte come da me a Regina, però vi devo dire che anche Regina ormai ha terminato le scorte, quindi al momento ho ancora questo ETB che ho aperto, un terzo ETB e poi non so dove andrò a cercare i prodotti per completare la collezione. In realtà sto già guardando in giro per acquistare le carte, devo dire che mi sta passando l'entusiasmo, ma staremo a vedere se poi alla fine deciderò per le ultime che rimangono l'acquisto su qualche piattaforma. Al momento me ne mancano 14 perché, come sapete dal precedente video, ho trovato Caterpie, quindi andiamo allo sfondo e vediamo se trovo qualcosa per me o per la collezione del mio amico Giuseppe. Ecco il nostro secondo ETB del 2024, poi me ne rimane ancora uno e poi dovrò andare a caccia di ETB perché purtroppo non si trovano più e la collezione non è ancora completa. Ma vediamo che cosa trovo in questo secondo ETB del 2024. Le nuove bustine, partiamo e speriamo di trovare alla Kazam che mi manca. Psyduck, Ekans, Cubone, Vulpix, Aiuto di Margi, Venomoth, Rapidash, Reverse Wartortle e Wartortle Illustration. Che manca? Giuseppe, no basta, io non faccio più collezioni per te Giuseppe. Vabbè, sono contenta comunque, almeno a te manca e poi abbiamo un Dodrio. C'è da dire che a me di Illustration ne mancano poche, però mi sa Venus, Aurea, Ivysaur non riesco a trovare. Execute, Clefairy, Machop, Porygon, Hypno, Poliwrath, Pidgeot, Squirtle Reverse, un Nidoran Reverse e un Gengar. Bellsprout, Orsea, Nidoran, Abra, Ductrio, Clefable. Dai, speriamo di trovare il mio ex normale che mi manca ancora, Tentacruel, Magnemite Reverse, Hitmonlee Reverse e un Weezing e un'energia Holo fuoco. Secondo me potevano risparmiarsi le energie Holo e mettere più Illustration. Electabuzz, Rhyhorn, Tangela, Koffing, Omanite, Tauros, Kadabra, una reverse da Ogong e un trasferimento di Bill reverse e si conclude con uno Starmie. Mi sta già salendo l'ansia perché non ho più i tipi da aprire, ne ho ancora uno. Diglett, Drowsy, Bulbasaur, Slowpoke, Hitmonlee, Wartortle, Hypno, Geodude reverse, Cubone reverse e è un mio ex full art che purtroppo ho già, purtroppo, per fortuna, mi sa che me l'ha regalato il mio amico Giuseppe, ma non quello per cui faccio la collezione, l'altro. Però questo manca a Giuseppe. Giuseppe, basta veramente. Mettiamolo sullo sfondo. Mi sa che anche con questo ETB non aggiungerò carte alla collezione. Psyduck, Ekans, Cubone, Vulpix, Ivysaur, Slowbro, Machok, Raticate Reverse, Spearow Reverse e un Kabutops, un'energia. Ecco, come detto, adesso le energie combattimento che prima non trovavo le trovo da tutte le parti. Growlithe, Geodude, Jigglypuff, Staryu, Poliwrath, Pidgeot, tra il resto Omanite, pausa. Altro problema, le reverse, che devo dire me ne mancano 15 e non riesco a trovarle, trovo sempre le stesse. Rhyhorn reverse,
Gara dos reverse, forse mi manca, ma speriamo. E concludiamo con uno zappo sex. Niente, niente da fare, il mio ex non si trova. Magnemite, Caterpie, Ivi, Grimer, Daogong, Hitmonchan, Seeking, Electabuzz reverse e ho un Nidoking che però mi sa che abbiamo sia io che Giuseppe, quindi niente, però devo dire che anche questo ETB pool eccezionale è un Nidoking normale. E concludiamo con Charmander, Spearow, Rayearn, Magikarp, Tauros, Kadabra, Ivysaur, Kabutops reverse e un palloncino gigante reverse e un Willeplum. Beh, facciamo recap, devo dire che comunque sono super soddisfatta perché come pool super sicuramente abbiamo, vabbè, le due energie holo che non consideriamo, uno Zapdos X che purtroppo abbiamo già, Mew X Full Art, tutto per Giuseppe, Wartortle Illustration e Nidoking Illustration. Quindi ETB da 39,90, anche questo super soddisfacente, purtroppo me ne resta ancora uno, poi sono diventati introvabili. Con questa immagine vi saluto, auguro a tutti una buonissima giornata e serata H24 2024 e ci vediamo presto con lo sbustamento dell'ultimo ETB.